tema del futuro del turismo può essere affrontato da molti punti di vista. Il primo è quello di proiettare i trend sia dei prodotti che dei servizi che delle criticità che ci sono adesso nei prossimi anni. C'è anche un'altra strada che è quella di ancorare in qualche modo questa prospettiva a quelli che sono certi valori di distintività del turismo italiano rispetto ad altri turismi, e sono molti, sia per la sua storia, sia per l'immaginario o comunque per l'immagine che ha nel mondo, che non è una roba così secondaria, sia perché ha delle caratteristiche molto peculiari, che è un turismo molto legato al territorio e quindi ai valori e all'identità che il territorio esprime. Quindi le strade per ipotizzare il futuro sono molte, ma tutte queste strade non possono escludere il fatto che il presente condiziona il futuro. Ora, con un presente, con le criticità che ha oggi il turismo italiano, che sono molto elevate, è difficile pensare che la prospettiva sia così rosea. Credo che si debba prendere atto che in un mondo così in via di cambiamento e in modo traumatico, drammatico, discontinuo, probabilmente il ragionamento da fare è che il presente è già il futuro.